Haaland sempre pronto a essere vicino per ripartire. Higuain di forza, supera tre uomini, attenzione, Higuain sinistro, rete incredibile! Che azione il Pipita! Gol fantastico, incredibile! Juve in vantaggio. Sorrido quando sento criticare Higuain, caro Sandro. Ha fatto un gol a Higuain. Vuole andare nel dribbling, ecco Dybala, si gira, prova il tiro, rete! Rete! Dybala colpisce subito! Dybala Mask! Juventus Stadium impazzito! Juve in vantaggio. Padrona del campo dal punto di vista tattico, della precisione, della tranquillità di come far scorrere la palla con velocità e con tecnica, cambio di gioco di Ronaldo, doppio rimpallo, Cristiano, rete! Rete! Non sbaglia mai! Non sbaglia mai lui! Non sbaglia mai! 2-0! E c'era qualcuno che lo contestava? Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro, 2-1. E questo è un gol da centravanti vero, perché lui difende la palla dentro l'area dall'attacco del difensore centrale, questa volta col fisico, si gira e poi scaraventa una palla all'incrocio dei pali dove Hart questa volta non può fare niente. Attenzione a rientrare sul sinistro, prova il tiro, rete, rete, Suso, che gol, imparabile, Milan in vantaggio. L'anello debole della retroguardia nerazzurra è stato fino ad ora Ansaldi, che ha fatto gran fatica a proporre il gioco e soprattutto non è riuscito a domare Suso. Suso è un mancino naturale, 9 volte su 10 va, si accentra e cerca il tiro o il cross e in mezzo è vero che nessuno... Attenzione, Mertens, 1-2, Hamsik, rete, rete, stavolta non sbaglia Hamsik, 1-1, esplode il San Paolo. È un gol simile a quello della Juventus, Sandro, anche se la chiusura del triangolo forse è più profonda.